allora questa villa mi vede sempre stata una cosa straordinaria, perché ancora quando io ero bambino, 4 anni, 5 anni, qua mia mamma venivamo a visitare questa villa. Mia mamma conosceva il custode, il giardiniere di questa villa, e quando non vi erano i proprietari, mia mamma che chiedeva, ne assava andate sola, e ho anche le prime fotografie da Puteo, sola le terrazze, che venivano. Quindi noi anche da Puteo siamo stati a bagliare da tanta bellezza. Oggi, vabbè, ancora oggi, ho la soddisfazione di trovarmi qua su questa villa meravigliosa a festeggiare un grosso evento, la presentazione del mio libro Da Barcaro. Siamo al protagonista di questa giornata, protagonista assoluto, gli abbiamo tirato una grande volata e adesso gli lasciamo la parola, che sarà fluviale, evidentemente non può essere che così, e però lo prego di contenersi negli argini in qualche modo di quello che è, Riccardo, il racconto, perché questo ci interessa soprattutto oggi, che tu ci dia qualche testimonianza del tuo racconto. Lasciamo stare oggi il fegato è grosso, lasciamo stare, come dire, le cose che non hanno funzionato, e raccontiamo invece quello che vogliamo sentire, che fa poesia di questo territorio. Buonasera a tutti e grazie della vostra presenza. E pensai che un barcaro, quando andava su per poco e faceva tante ore di timone, mai al mondo non avrei pensato a trovarsi qua con tanta gente che mi fa festa. E credo che potrà anche apprezzare, diciamo, un sacrificio non indifferente. Comunque mi fermo qua per dirvi solo quattro parole che ho scritto e che mi si sta corrette, perché i miei virgoli non so da che vaga. Nessuno lo sa. E se vede, insomma, comunque siamo qua. Sto libro, aspetta che non ho mai fatto, sto libro è come la bozza della mia vita. Parmi che parla Francesco Iori, che parla al mio meglio amico culturale, che mi dava e dritte per navigare in terraferma. Grazie. Sta storia è nata in biblioteca, insieme a chi che ha subito capito. Per me che parlare a città, Padova, ed adesso anche all'Europa. Per le dediche scritte sui quaderni delle presenze del museo in tanta parte straniere. Parla le 28 tesi di laurea sul museo. Parla Giulia Maran, Manuela Allegro, Sara Degan, che oltre ad aver fatto le tesi, l'ESE adesso l'anima volontaria del museo, e spero per tanto tempo ancora, in modo che il Gavia da crescere ed essere considerata una vera risorsa per il nostro paese. In particolar modo ringrazio il cavalier Guido Montesi, già sindaco di Padova, che fin dall'inizio, 30 anni fa, aveva capito cosa che poteva nascere, aiutandomi con ogni mezzo in suo possesso. Paolo Giaretta, adesso senatore, che fa parte storica, culturale e finanziaria di sto museo. Un ringraziamento a quanti in sto paese ha creduto e lavorato a sta opera. All'ingegner Paolo Sartori e signora, per la straordinaria ospitalità in testa villa e per l'impegno da brivido al suo restauro. Un particolare ringraziamento a Giorgio Ferrato e signora Debora, che a me insaputa, nata Sony, va bene, insaputa, e mi ha indicato un sito personale in internet, che mi sa che fosse, che si drio saltare dalla parte alta d'Europa. Ringrazio di cuore il mio amico Geremia Rosada e Luciano Rosada, che ci sta i miei bracci destri del lavoro e anche di aiuto e anche di esperienza. Aspetta, se non mi sento di qualcosa. Ah, è perché io vedo un po'.
uno per strada mi domanda: come ti senti tu da cittadino eccellente? A me lo sentì da tanta emozione. E solo perché mi ha cambiato le valvole, me non mi riesco più il cuore. Certi riconoscimenti ti cambiano la vita, non ne credo neanche ancora. Mi sento diventato un crocae, un bel gabbiano grosso dal becco forte e esaio, dai sette onghi, coi dei liga dai sbrancaie perché c'è palmipedo. Per poter remare quando che mi tuffo in acqua o sono stufo di voare. Voando alto col mio occhio da crocae vedo sfiorare sotto il pelo dell'acqua un pesareo. Mi tuffo, io branco e a me renda si assicura. Ma alla mattina presto, appena giorno, in laguna che si è a bassa marea. E mi crocae a marenda fatta, mi secca andarmi in paltanare e sate sul paludo della Losana, bassa marea. Una sbattuta di aria e mi puso sulla testa in pegua di una briqua che segna il canale in laguna. E sate nere sul paio fa un figurone sul colmo nero in pegua. Da così, da quassù, domino la laguna. Contro sta bava fresca del Levante che ne fa gaiare sull'aria. Femo anche dei pigliati in acqua per gustarsi il becco con qualche altro pesareo. Ste teste di briqui schitarà, sempre ferme piantate sul paio e della laguna. Non sogno ancora tornare ormai da sta sbornia patavina. Ancora mi sento un crocae che vola sulla sta laguna. In distanza sotto di me vedo due grandi vie gonfie di vento, un scafo di legno lungo una trentina di metri. Mi emoziono, volando cambio un poco la direzione del volo. Col vento poiando e a qua mi fa da timone. Con ste gran aree mi metto in caiare e più che mi avvicino sempre più grande vedo sta barca che mi viene incontro. E vede e riconosco. Riconosco i grandi occhi bianchi sui quarti di proa e i sei occhi della mia barca, la Marco Polo. A poppe, a timone, che sei un uomo piccolo di statura, ma un gran timoniere, un gran barcaro. E se Adriano mi pare. E mi fa segno che mi cae in quarta da poppe. Mi metto in confusione